Guaglione, guaglioni, buongiorno! Ma si dice così? Chi lo sa? Non lo so, non mi ricordo. Vabbè. Benvenuti sul mio canale. Bentornati e bentornata io per l'ennesima volta. Perfetto. Cioè, so cosa state pensando, perché lo so. Questo è un altro ritorno di Sara che compare e scompare su YouTube. In realtà questa volta forse torno veramente. Non lo so. Aperta e chiusa la parentesi, sì, sono tornata sul canale perché vi dovevo assolutamente un video. Devo precisare una cosa, ovviamente per chi non mi conosce, apre questo video per la prima volta e dice sì, ma è questa. Io sono Sara. Ho 28 anni, sono di Napoli e sono estetista e truccatrice nella vita, a prescindere da YouTube e social, eccetera. Ho subito un'operazione l'anno scorso ed è per questo che vi faccio questo video, perché voglio aggiornarvi riguardo all'operazione in questione. Sono un'ex obesa, sono ancora cicciottella. Però mi sto impegnando per perdere ancora peso. Scorrendo indietro con i video, sicuramente troverete i miei video molto vecchi, dove ero più attiva però sul canale, dove appunto mi vedete notevolmente più cicciottella. Ho perso 50 kg e c'è il video anche riguardo questo che vi ho fatto l'anno scorso. Quindi magari vi rimando a tutti i video precedenti e vi lascio il link giù nell'info box in modo che voi possiate vederli, giusto per capire la storia. Ho perso 50 kg, per cui avevo della pelle in eccesso e ho subito un intervento mastoplastica additiva e mastopessi per quanto riguarda il seno e l'addominoplastica per quanto riguarda l'addome. Vi voglio aggiornare. Riguardo appunto all'intervento, è passato un anno, quindi il mio corpo è cambiatissimo in questo lungo periodo di tempo. Vi avevo fatto un video dopo pochi giorni dall'intervento e vi dicevo le mie prime impressioni, come mi sentivo, le prime ore trascorse dopo l'intervento e tutto quanto, quindi vi racconto una serie di cose, tra cui una delle informazioni che vi ho dato in realtà è sbagliata, quindi devo subito, subitissimo, scusate perché dopo tanto tempo e non faccio video, insomma, dove guardare. Ottimo. Devo correggerla comunque immediatamente ed è questa. Io dissi che non mi era stato toccato il retto addominale ed è una stupidaggine infinita. Assolutamente sì, quindi mi hanno anche ricucito il retto addominale, poi me ne sono accorta con il tempo, anche perché stupida io, vedi che non ti riesci ad alzare completamente, quindi un motivo c'è. Comunque, tuttora, dopo un anno, diciamo che sto benissimo, riesco a fare tutto, lavoro, eccetera. Però per quanto riguarda gli addominali, anche perché sono tornata anche in palestra, poi già l'anno scorso e quindi anche adesso ci sono ritornata dopo le feste di Natale. Già iniziamo in estate, ma mi ci sto rimettendo dopo le feste natalizie. Abbiamo mangiato, quindi ho mangiato. Comunque, tuttora ho un po' di difficoltà nel fare alcuni esercizi, alcune cose, la resistenza anche è diversa rispetto a prima, mi stanco prima perché appunto tendendoli troppo e troppo a lungo, magari troppe ripetizioni, a un certo punto sento proprio che mi devo fermare. Aspetta un attimo, fermati. Però tutto sommato, a parte questa cosa che ovviamente si riprenderà poi con il tempo tutta la funzionalità dei muscoli addominali, pian piano, ecco, anche allenandoli appunto. Dopo un anno devo dire che io sto bene. Sto bene, sto davvero bene. Sono molto, molto, molto contenta del risultato.
Mi piace molto molto di più, nonostante altri 3500 difetti, tra cui cicette varie, cellulite, braccia pendenti e tutto il resto appresso, e poi pian piano aggiusteremo. Non so se con altri interventi o no, cioè nel senso, l'unico intervento che forse farei, però al momento non me la sento ancora, nel senso che non so, non la vedo una priorità, e forse appunto l'eliminazione della pelle in eccesso sulle braccia, quella ancora un po', però per il resto devo dire che posso rimediare da sola al metterla. Non vi dico che è stata una passeggiata, non lo è stata, comunque la convalescenza è stata di 1 mese e mezzo. Perché ovviamente essendo due interventi insieme, ecco, per riprendere bene tutte le mie attività, anche quella lavorativa, ci ho messo tempo. All'inizio avevo difficoltà ad alzare le braccia perché poi io ho avuto la protesi sottomuscolare. E quindi per poter appunto portare borsoni in giro, eccetera, eccetera, valigia trucco, all'inizio è stata un po' tosta, però pian piano ho ripreso a fare tutto. Le cicatrici sono super sottili, veramente un lavoro spettacolare. La mia pancia, nonostante i chiletti più, è comunque piattissima. Il mio seno sta su da solo, che è una meraviglia. Meraviglia, me la caldo, me la sono, ma non è merito mio, quindi tutto merito del chirurgo, è stato super bravissimo. Per chi lavora appunto per conto suo non è mai facile, quindi ed è per questo motivo che ho lasciato un po' YouTube, perché io devo mangiare pure. Dato che comunque il mio è un canale piccolino, io con YouTube veramente non ci guadagno nulla, quindi condivido la mia esperienza proprio per farvelo sapere, perché ve lo dovevo assolutamente dopo il video in cui vi raccontavo che appunto mi sarei operata, eccetera, eccetera. Dovevo anche assolutamente dirvi come è andata poi a finire, come sto adesso, come sto dopo un anno. Adesso posso, cioè davvero da... Ma già da quest'estate, diciamo, quindi anche meno di un anno, diciamo passati 6 mesi, veramente mi sentivo in grado di fare tutto. Inizialmente la cosa che notavo è che nel fare tutto quello che facevo normalmente, perché poi dopo 20 giorni ho iniziato la mia vita normale, a 20 giorni dall'intervento, solo che mi stancavo molto presto. Questa è una cosa che... perché inevitabilmente... Dario, il mio fidanzato che mi scrive. Comunque, ciao amore. Per alzarti, proprio le cose semplici, guidare, andarsi a fare una passeggiata, lavorare, mi stancavo molto più facilmente, perché appunto sforzavi dei muscoli che erano stati messi insieme. Io poi soffro di ferro basso, quindi insomma riprendere poi tutto è stato graduale, però non invalidante alla fine. Ci mettevo più tempo per fare le cose, mi stancavo prima, però facevo tutto, quindi alla fine era solo più faticoso, però facevo tutto. Dolori zero dopo 20 giorni davvero. Gli unici dolori che sentivo erano appunto quando sforzavo troppo il muscolo in palestra, perché poi io mi sono operata a novembre, l'8 novembre dell'anno scorso, quindi 8 novembre 2018. Ora siamo nel 2020, però alla fine mancavano 2 mesi all'anno nuovo. Quindi stavo dicendo che a gennaio sono tornata in palestra, qui gennaio 2019, ovviamente, super piano ragazzi, io purtroppo
Purtroppo è per fortuna, perché poi alla fine la palestra mi piace, cioè comunque è un'attività che mi aiuta pure a staccare la spina dal lavoro, dai pensieri, da tante cose, quindi assolutamente non lo faccio solo perché devo farlo appunto per mantenere il peso, cioè dovrò fare attività fisica per tutta la vita, che è un bene, nel senso che fa bene, quindi va bene così. Ho ripreso a gennaio appunto dell'anno scorso e ecco molto 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 con calma. All'inizio, i primi 4 mesi, non ho proprio assolutamente lavorato né sugli addominali né sui pettorali, assolutamente zero. Facevo molta cardio, gambe, braccia, spalle, ma evitando proprio sia la fascia addominale che i pettorali. Dopodiché, piano piano ho iniziato ad allenarli un pochino e adesso, appunto, gradualmente li sto riallenando in maniera normale, però ecco, quando sento che basta così, mi fermo. Non tendo a sforzarli troppo. Però ecco, posso fare tutto, non posso fare 50 ripetizioni, ma chi se ne frega fondamentalmente, poi le farò. Quindi dopo un anno io mi sono ripresa alla grandissima, diciamo già dopo 6 mesi. Riesco a fare tutto, porto pesi, faccio tutto, 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 tutto quello che facevo prima. Ma vi ripeto, lo facevo anche 20 giorni dopo nell'intervento, solo che mi stancavo molto prima, questa era la sensazione. L'unica cosa che ho notato è che ho ripreso totalmente con l'elasticità, quindi nell'andare anche all'indietro, perché questa è una cosa che tu con l'addominoplastica, se te la fai, non la puoi fare, non puoi andare indietro subito così a fare il caschetto oppure Raffaella Carrà, non lo puoi fare subito, una volta ti tira tutto, perché praticamente il retto addominale, ecco, mettiamo caso che questi sono i muscoli addominali, sono stati ricuciti insieme, per cui con l'iperestensione all'indietro tira tutto. Adesso posso farlo, quindi è tutto ok. Dopo 6 mesi sono riuscita a farlo di nuovo, però inizialmente tirava tanto, quindi secondo me i primi mesi io non me ne sono accorta, perché non me ne sono accorta, cioè camminavo normale secondo me, però secondo me era un po' più protesa in avanti, non tantissimo come all'inizio, pian piano ti ristendi, ecco, e quindi insomma il corpo e gli addominali si abituano appunto ad avere anche l'iperestensione all'indietro, ma è una cosa che man mano, poi con molta naturalezza alla fine si ottiene. Inizialmente mi dava fastidio mettermi a pancia sotto, perché qua mettendoti a pancia sotto c'è l'iperestensione sempre dei muscoli addominali, e poi ovviamente andava ad intaccare anche il seno. Devo dire che, come dissi nel video in cui vi facevo il resoconto dopo pochi giorni dall'intervento, il seno inizialmente mi ha dato molto più fastidio rispetto all'addominoplastica. Molto 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 di più, soprattutto quando avevo i drenaggi. Poi tolti i drenaggi pian piano, però ecco, il seno per assestarsi non è che ci ha messo più tempo, è che lo senti di più rispetto all'addome alla fine, perché uno inevitabilmente usi molto di più le braccia, gli addominali li usi, ma involontariamente. Le braccia invece, essendo un movimento volontario, diciamo che avverti un po' di più. Tornando indietro, io rifarei tutto, assolutamente tutto, nonostante i fastidi all'inizio del seno, ma ecco, vi ripeto, tolti i drenaggi sono fastidi, non sono dolori. Quindi davvero, ecco, per sentire il seno propriamente mio, adesso lo sento proprio mio, ci è voluto un po' di tempo, tipo 2 o 3 mesi fondamentalmente, e quindi io tranquillamente mi metto anche a pancia in giù, non sento niente, cioè non mi dà fastidio, non sento la protesi, non sento niente, cioè come se fosse mia, se fosse sempre stato là.
Quindi tutto ok. La mia esperienza è stata positiva per quanto riguarda qualsiasi domanda. Scrivetemela giù nell'info box che io vi rispondo. Ho più tempo per poterlo fare, perché appunto vi dicevo, l'anno scorso, avendo perso un po' il giro di clienti, ho lavorato presso un parrucchiere, presso un altro centro estetico, quindi insomma ero molto 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 impegnata con il lavoro. Che pur volendo con tutto il cuore non avrei mai 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 potuto fare video, cioè proprio non avevo assolutamente il tempo, però questo ve lo dovevo nella maniera più assoluta, proprio per completare il cerchio, per completare il percorso, e vi faccio anche vedere la mia pancina. Non vi scandalizzate. Questa è la mia pancia adesso. Ovviamente ho le smagliature, ragazzi. Queste non me le potevano togliere. La cicatrice è super super bassa, io ce l'ho qua. È abbastanza lunga, però profilo. Parte la ciccetta della schiena. Sono piatta. Parte l'elastico che mi sta facendo il segno in tutto ciò. Sono andata in palestra prima, quindi sto in tenuta sportiva. L'ombelico non si vede nessunissima cicatrice, io ce le ho tutte interne praticamente, quindi non si vede alcuna cicatrice. La cicatrice è super bassa, quindi con lo slip praticamente non si vede nulla, proprio 0-0 niente. Quindi io sono super contenta, ovviamente il sì non ve lo posso far però ecco. Siete curiosi di vedere questa cosa? Diciamo che ho delle foto in costume dell'estate sul mio profilo Instagram, quindi chi mi segue su Instagram le ha potute già vedere. O per chi non mi seguisse, io ho due profili Instagram, uno che sto curando tantissimo in questo periodo, quindi se per favore riuscite a passare dai miei profili Instagram, io sono super 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 contenta, soprattutto su quello professionale, ecco, dove vi carico tutti i miei lavori, dei mini tutorial, vi faccio gli swatch delle palette, vi faccio i sondaggi per quello che volete vedere, eccetera, eccetera. Quindi magari, ecco, ripresa l'attività sul canale, posso chiedervi anche i video che volete vedere. Un lavoro principale è quello di makeup artist ed estetista, quindi ecco, troverete quello sul mio profilo. Quindi delle nail art particolari. Dei make-up che realizzo su di me, mini tutorial, swatches, palette, review e tutto il resto appresso. Quindi uno è con Venti Sara, tutto attaccato con Venti Sara, che è quello professionale dove vi faccio vedere i trucchi e tutto, e l'altro mio personale dove posto le foto mie con dei miei viaggi, col mio fidanzato, in spiaggia, al sushi, in pizzeria, poi tutti i fatti miei. Sara C91, Sara C91. Comunque, Sara C91. Sicuramente lo troverete scrivendo punto e senza punto, insomma. Potete andare a curiosare. E niente ragazzi, quindi questo era il video, vi farò a breve o forse stesso adesso quello dei regali di Natale. Lo voglio troppo fare, un sacco di tempo non lo faccio, mi piace tantissimo andare a vedere tutti quelli che fanno su YouTube questi video di regali di Natale, regali di compleanno, adoro, 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 io le adoro, quindi vi faccio vedere un sacco di cosine belle perché un sacco di bellissime ho avuto per Natale. Niente, quindi io vi mando un super bacio e mi raccomando, se siete arrivati a questo punto del video, come direbbe la nostra cara amica Basic Gaia, mai dovesse vedere questo video, super bacio perché l'adoro. Se
Se siete arrivati a questo punto del video, commentatemi con un cuoricino del vostro colore preferito. Magari potete anche scrivermi la vostra esperienza. Potete farmi qualsiasi tipo di domanda al riguardo. Potete scrivermi che tipo di video vi piacerebbe vedere sul canale. E così mi aiutate a portare dei contenuti che possono piacervi. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché essendo un canale piccolo non vi aggiorneranno mai sui video che usciranno. E niente, quindi io vi mando un bacione ancora, altro bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!